る心震える手は掴みたいものがある。Nuovo video unboxing e recensione, sempre a tema anime, sempre a casa Bandai Tamashii Nations, linea e Sage Figuarts, e sto parlando di Demon Slayer e in particolare di Kamado Tanjiro, gentilmente offerto, regalato da Alberto, iscritto al canale, che saluto tantissimo e ringrazio. Però Alberto, sappi che ti odio, perché così sai come sono fatto e mi costringi ad iniziare una nuova wave, una nuova collezione, e quindi a portarla a termine. Detto questo, grazie ancora, a parte gli scherzi, cominciamo subito a fare l'unboxing e a vedere questa splendida, almeno così sembra, action figure. Gamma di accessori abbastanza basic per questo Tanjiro di SH Figures, trattandosi comunque di una figure in vendita a circa 35€. Nessun effetto di attacchi di tecnica per Tanjiro e nessuna basetta come al solito. Abbiamo però 4 volti intercambiabili, di cui uno, questo neutrale, montato di default sull'action figure. Stesso discorso vale per le mani intercambiabili, ce ne sono 3 paia simmetrici più uno montato sulla doll, ovvero i pugni chiusi. Poi abbiamo 2 katana, una è quella con la guardia di Rengoku e una invece quella standard di Tanjiro, più altre 2 else, per una per ognuna delle 2 katane in dotazione da poter mettere, poi da poter applicare al fodero. Inizierei quindi dai volti intercambiabili, che secondo me sono meravigliosi sia in quanto a somiglianza al personaggio dell'anime, sia per verniciatura, quindi tonalità della pelle, colore degli occhi, l'interno della bocca, gli orecchini e la voglia che ha sulla fronte, sia per quanto riguarda lo sculpt. Probabilmente l'unica cosa che noto così ad un primo sguardo forse sono le orecchie, leggermente più grandi rispetto alle proporzioni reali, però nulla di particolare. Per quanto riguarda le espressioni sono colte benissimo, qui abbiamo un Tanjiro sorridente, uno invece che con la bocca aperta, quindi probabilmente intento ad utilizzare una tecnica. Poi abbiamo quello invece un po' più concentrato, in cui appunto va a cambiare anche la voglia sulla sua fronte a forma di fiamma, quindi denti digrignati, e poi il volto neutrale, quello di default montato di default sull'action figure, quindi nessuna espressione, semplicemente bocca chiusa. Vediamo poi le katana, partendo da quella standard di Tanjiro. Nulla di particolare, lama dipinta con un colore metallizzato, ma si tratta comunque di plastica flessibile. Maggiore cura è riposta nella guardia e nell'elsa, che sono molto verosimili, molto realistiche, e anche nel pomo di questa colorazione metallizzata, comunque una ottima replica della katana di Tanjiro. Abbiamo poi ovviamente anche un'elsa identica, quindi inclusa anche la guardia, ma priva di lama, che potrà essere utilizzata poi per essere riposta nel fodero, come vedremo fra poco. Una maggiore cura è stata riposta nella katana con la guardia di Rengoku, sia nella verniciatura della lama, anch'essa in plastica flessibile con il motivo delle fiamme di Rengoku, e poi questo piccolo kanji che non so se voi riuscirete a vedere con precisione, farò di tutto per mostrarvelo, ma comunque questo delinea una grande cura nel dettaglio da parte di Bandai. Ottima la resa anche della guardia a forma di fiamma, scolpita e verniciata perfettamente con una superficie liscia e priva di sbavature la verniciatura. L'elsa invece rimane identica a quanto abbiamo visto fino adesso. È presente ovviamente anche per questo tipo di katana un'altra elsa con la stessa guardia, e queste elze appunto possono essere applicate al fodero semplicemente andandole ad inserire in questo modo, per poi poterla mettere sulla vita di Tanjiro. Come si fa? In questo modo, c'è semplicemente un foro da questa parte e quindi va applicata in questo modo, se volessimo appunto esporre Tanjiro con la katana nel suo fodero allegata alla sua vita. Per quanto riguarda le fattezze del fodero, nulla di particolare, nero opaco e nulla da dire, c'è appunto questa parte del cinturone che è scolpita sul fodero e poi le 2 sommità sono metallizzate. Abbiamo infine le mani intercambiabili, come dicevo in precedenza ce ne sono 3 paia più
i pugni chiusi che sono in dotazione all'action figure, abbiamo due mani rilassate, sono ovviamente simmetriche, non c'è una particolare cura nei dettagli, la colorazione è abbastanza standard, non c'è nulla di scolpito. Poi abbiamo altre due mani invece adibite all'uso di alcune tecniche, ma comunque sono mani piuttosto standard, sempre aperte. E poi abbiamo le mani per l'impugnatura della katana, anche qui nulla di particolare. Vi mostro in un secondo come cambiare viso, sono cose già viste e riviste in SH Figuarts, però per chi fosse nuovo voglio comunque farvelo vedere. Allora, semplicemente ci sono questi quattro peg, si prende uno dei volti, ho preso quello standard. Ah, prima di montarlo volevo farvi vedere questa innovazione, ovvero c'è un doppio peg per l'articolazione della testa e c'è parte dei capelli che appunto è ancorata al peg e quindi può muoversi. Molto bella questa innovazione. Poi quindi andiamo ad applicare semplicemente il volto e poi andiamo a rimettere i capelli sempre negli altri peg ed ecco qui che abbiamo rimontato la testa. E finalmente diamo un'occhiata all'action figure, al nostro Tanjiro. Allora, come al solito faccio il mio solito test della stabilità di SH Figuarts e vi dico, questo dovrebbe essere un body 3.0, quindi quelli nuovi, e la stabilità si sente tutta. Allora, primo impatto, come vi dicevo anche nella sezione accessori, la somiglianza con il personaggio è ottima, quindi impatto estetico bellissimo. La prima cosa che non mi piace è la resa di questa veste, che se non mi sbaglio dovrebbe chiamarsi Aori. Correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti. Perché è molto buona, molto buono quello che hanno voluto fare, che abbiamo visto anche in altre SH Figuarts, ovvero dividerla in tutte queste parti per favorire al massimo la mobilità. È ok, però avrei gradito magari un po' di tessuto invece di tutta questa roba. Capisco che è una figura da 35 euro, quindi figura abbastanza basica di SH Figuarts, però diciamo che non mi fa impazzire. Stessa cosa, sto notando in questo momento la fattezza di queste maniche, secondo me è una cosa che non si può guardare. E delle braccia, anche se vedete, appunto, sono fatte praticamente a cono. Qui sono veramente piccolissime e poi vanno ad allargarsi. Ok, che vanno a simulare l'apertura del vestito in corrispondenza della manica, ma a me, sinceramente, ragazzi, questa cosa non fa impazzire. Poi ci sono queste articolazioni che sono gigantesche. Ok, perché devono seguire probabilmente appunto l'andamento del cono del braccio, però insomma non è proprio una trovata che mi fa impazzire se andiamo a vedere proprio nel dettaglio. Poi per quanto riguarda la testa, nulla da dire, proporzioni secondo me rispettate, oddio forse un po' grandina, ma non credo, dai, dovrebbe essere più che giusta, così come il resto del vestiario. Vedo comunque che ci sono diverse sezioni che poi andiamo ad esaminare insieme nella sezione articolazioni. Per quanto riguarda la verniciatura, i colori sono secondo me azzeccatissimi, perfetti, non so come li vedrete voi in camera, probabilmente leggermente alterati perché è un effetto video, però vi assicuro che i colori sono azzeccati e corrispondono a quelli dell'anime. Ovviamente la parte superiore di questo vestito della Ori non può essere rimossa, quindi così rimane, e non ci sono sfumature da nessuna parte, va bene, siamo abituati anche a questo. Per quanto riguarda i pantaloni, allora è anche qui la nuova tecnologia, se vogliamo chiamarla nuova tecnologia, che stiamo vedendo nelle SH Figuarts, cioè viene nascosta l'articolazione del ginocchio, è visibile però sul back, come vedete, anche abbastanza bruttina da vedere, però per fortuna ci mettiamo sopra il vestito, solo in pose un po' più dinamiche magari, però finché sta dietro, ragazzi, diciamo che non è preoccupante. E questa cosa comunque mi piace, perché l'abbiamo visto anche in altre figure tipo Majin Buu o lo stesso Trunks, se non ricordo male, di Dragon Ball. E questo design per i pantaloni un po' più larghi mi piace molto. Ci sono anche le varie pieghe che danno un certo realismo alla figure, quindi secondo me approvato questo stile. Poi andando verso il basso ci sono queste fasciature di Tanjiro che ritroviamo
anche in tantissime altre figure, giustamente, e poi i sandali con un'articolazione della punta del piede che vedremo fra poco. Anche qui nulla da dire, colori abbastanza azzeccati, sandali con la parte rossa, quindi perfetto, nulla da dire. Vi dico, dal punto di vista estetico, molto molto bello. Forse questo volto è quello che reputo un po' meno adatto, questo qui un po' più neutrale, dopo vedremo in fase di posing, cambiando i volti, quale sarà la resa finale. Adesso andiamo a vedere un pochino le articolazioni. Ah, dimenticavo prima anche la colorazione dei capelli, mi piace molto. Qui ci sono delle sfumature, sfumature che vanno dal nero al punte di rosso e di viola, soprattutto è un viola questo più che rosso. Dopo magari delle punte proprio sulle punte delle ciocche, c'è cioè un pochino di rosso, ma maggiormente è viola. Mi piace molto e nulla, nulla da dire, davvero. Esteticamente fantastico, a parte questa cosa del vestito che, insomma. Vediamo un attimo le articolazioni con la testa che può ruotare di 360 gradi. Fate attenzione ovviamente agli orecchini, può andare anche lateralmente in avanti grazie alla doppia sfera che c'è sulla testa, quella che abbiamo visto prima, e anche all'articolazione del collo, come potete vedere. Poi abbiamo una butterfly joint sia alla spalla, poi le spalle possono comunque uscire, il braccio può andare anche così in alto, benissimo, in avanti e all'indietro con le solite articolazioni un pochino ballerine, però ce le facciamo andare bene perché devono essere figure altamente posabili. Poi abbiamo già visto la doppia articolazione al gomito che permette di andare oltre i 90 gradi, anche il bicipite ovviamente può ruotare, qui può muoversi praticamente qualsiasi cosa, secondo me a livello di posabilità si può fare davvero di tutto con questo Tanjiro, ovviamente per gasfera anche per il polso. Poi vediamo un attimino il torace che può ovviamente ruotare, possiamo anche sollevarlo, fa bruttissimo, però possiamo sollevarlo per guadagnare qualche millimetro per venire in avanti, guardate quanto effettivamente si può piegare, tantissimo, però rimane una cosa bruttissima da vedere, quindi rimettiamolo giù. Vediamo senza. Ah, comunque non è che non si guadagna praticamente niente. Ah, però si è alzato da solo. Ok. Comunque, diciamo che a livello di articolazione del torace ci siamo. Può comunque ovviamente anche ruotare. C'è questa parte della cintura che è un pezzo mobile, sebbene non è che si vada proprio a muovere tantissimo, e quindi permette anche la rotazione di questa parte bassa. Poi veniamo alle gambe che possono aprirsi, ecco queste sono le nuove articolazioni, davvero molto ben fatte, può venire anche in avanti formando un angolo di 90 gradi, all'indietro invece è sempre molto limitato dallo sculpt del culetto di Tanjiro. Poi doppia articolazione al ginocchio, ok c'è un po' il vestito che dà fastidio ma comunque può superare i 90 gradi, articolazione che ricordo è visibile solo nella parte posteriore. Ovviamente la gamba, il quadricipite può anche ruotare e poi c'è l'articolazione della caviglia che può andare verso il basso, verso l'alto, punta del piede. Insomma, molto ben articolato questo Tanjiro. Adesso lo andiamo a testare un attimino con qualche posa. Ma prima facciamo un confronto con altre SH Figuarts. Diamo il benvenuto a Tanjiro in collezione, questa ovviamente non è né la posa né lo scaffale definitivo per questo personaggio, ma è tra altre SH Figuarts di Dragon Ball, in questo caso, per vedere un attimo le proporzioni e l'altezza, che mi sembrano più che buone. Qui invece lo vediamo insieme a Luffy di Romance Dawn, l'ultimo arrivo in ambito SH Figuarts in collezione, e anche qui sembra che le proporzioni siano ben rispettate. E qui non è più un confronto perché è solo per mostrarvi il meraviglioso Rengoku di SoSoToys. Spero che facciano anche gli altri pilastri come avevano annunciato. E vabbè, qui siamo su un'altra scala perché è una scala 1 a 6, ma giusto per mostrarvelo insieme a Rengoku.「夢いだ」
Quindi ragazzi, in conclusione, un'ottima figure che mi è piaciuta tantissimo su un personaggio a cui sono molto affezionato di un anime che amo alla follia, ovvero Demon Slayer. Peccato perché fa il suo dovere dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista funzionale, posabilissimo, mi sono divertito tanto, sebbene faccia proprio schifo nel posare, però mi sono divertito, veramente si può fare di tutto con questa figure, a discapito un pochino però dell'estetica. Bellissimi volti intercambiabili, sempre in miglioramento Bandai con questa linea e sono più che felice. Ma per quanto riguarda il vestiario, spero che prima o poi vadano verso il tessuto. E queste soluzioni belle dal punto di vista funzionale, cioè quella di suddividere il vestito in tante piccole sezioni, creando vari gap, ma rendendo il tutto molto funzionale per il posing, a me non piacciono tantissimo, perché comunque si vede che la figura è un po' giocattolosa, un po' plasticosa. Ripeto, figure di fascia bassa, 30-35 euro il prezzo, quindi ci sta tutto ragazzi, ma io ovviamente cerco di essere critico per cercare appunto di vedere in che cosa effettivamente può migliorare un'azienda. Per il posing tutto bellissimo, l'unica cosa i peg delle mani sono veramente molto molto piccoli e se non si fa attenzione in fase di posing si potrebbero rompere, quindi ecco, state attenti qualora acquistaste questa figure. Per il resto raga, è Tanjiro, lo amo alla follia e quindi sono contento che sia entrato a far parte della collezione. Grazie ancora Alberto per questo regalo, ovviamente mi ha regalato anche Nezuko per andare a completare il set dei fratello e sorella e sarà molto probabilmente il prossimo video dedicato a The Sage Figures. Quindi ragazzi, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto anche il buon Tanjiro. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ci sono un sacco di contenuti, action figures e non solo, anche tanta altra roba, da figurine, carte, insomma tanta roba, e quindi raga, date un'occhiata al canale e se vi va iscrivetevi. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio ancora e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao raga, a presto!